Buongiorno ragazzi. Allora, c'è il naso. Sono raffreddata. Un pochino. Proprio il giorno che è arrivato il giorno fatale, quindi l'11 l'11 novembre della sfilata. Quindi là ci sono i trucchi. Là le scarpe. Qui il cambio perché ovviamente non vado vestita sportiva, mi cambio un pochino per truccare le ragazze. E dopo il vestito che vedrete. Allora, io vi farò vedere un po' adesso così, un po' il backstage così, un po' così. E poi faremo un video proprio specifico solo per la sfilata, composto da foto e da qualche clip che mi faranno di papà, mia zia, mio zio, un po' così. Ok, i capelli adesso sono sciolti perché poi la mia socia, che vi lascio il link qui della pagina Facebook di Marina Spose, così vedete gli abiti che indosseremo, che ci sono, che sfileranno. E se volete acquistare qualche abito, ben venga, noi siamo disponibili. O avete qualche abito vintage che volete buttare via e non ve ne fate più niente, contattate qui la pagina che vi lascio qui nell'info box il link. E niente, se vi va, guardate, fateci un giro e a breve verranno fuori altre foto nuove. Ho degli occhi grigi oggi, vero o no? Appunto, perché fuori adesso c'è il riflesso della luce, ma fuori c'è nebbia. E niente. Mi metto le scarpe, aspetto che mamma arrivi e vado via a finire le ultime cose che poi vedrete. A dopo. Come vedete, che vi dicevo prima, si vede che c'è tanta nebbia. Come vedete, non si vede da qui in là. La nostra sfortuna quando facciamo le sfilate è così. Allora ragazze, qui abbiamo tutto scritto, vedete, questa è l'unica cosa che mancano. Qua abbiamo una peste che fa il colera e niente, a dopo. Allora ragazze, questo è il backstage, lì c'è la Mara Santato, quella della pagina Marina Spose. Mara, fatti vedere. Là c'è la mamma, stanno sistemando i vestiti. Lì c'è la Serena. E questo è il backstage. A breve vedrete altre sfilate, però intanto nell'info box vi lasciamo il link della sfilata, della sfilata delle pa della pagina Marina Spose. Ecco le condizioni, lì il trucco. Qua abbiamo mangiato. E lì ci sono tutti i vestiti. Ciao Mara. Ciao. Lì c'è una bimba Serena che sua mamma, se mi concede, li mettiamo anche lei. Ecco. E quella lì è la famosa bimba che li faccio da babysitter. Ecco la peste. Serena saluta. No, il vestito, saluta. Allora ragazzi, scusate i capelli un po' così, la matita ancora sotto gli occhi, ancora in pigiama, ma stanotte sono stata male, dopo la sfilata che avete visto nel videoblog, a uno spezzettone, no, uno spezzettone della sfilata, ho visto delle clip che vi dicevo. Dopodiché farò un video con delle foto che mi aiuteranno del fotografo. Perché video non sono riuscita a farlo, perché è stata una serata molto impegnativa. Io stavo male. La bimba, la Serena, che ha avuto un momento di crisi. Andare avanti e indietro per sistemare i casini che stavano facendo. Lo sfilare io. Il fatto di cambiare le ragazze, che per fortuna non ho fatto perché ero dietro la bimba, stavo poco bene. E il truccare e quello che dovevo fare è stata un po' dura.
E che dire? Ci vediamo più tardi. Ah, adesso avrò il pigiama, registrerò un video perché starò così, non ho problemi. Quello legato alla... come si chiama? Scusate. Ok, qui vedete come sono, che condizioni sono messa. Quello legato alla maschera per le mani. Questa qua. Mi faccio la maschera alle mani, visto che sono un po' indecenti. Boh. Ora scusate l'indecenza che ho. Non so se la faccio adesso o dopo, perché adesso non riesco a farla. La farò un altro giorno, anzi, non la faccio dopo. Questa qui comunque vi lascio il link qui. Guardate qua, sì. Boh. No, qua. Boh. Della box di ottobre, mi sembra che fosse. Non mi ricordo, perdon. Vi distendo un altro po' perché veramente, ragazzi, come vedete, io sono tutta rossa in questa zona qua. Vedete, infatti. Guardate, qua. Questa zona qua sono tutta rossa. Ma è così, ragazzi, ho avuto la febbre stanotte. Oh, sono stata proprio male stanotte. Che dire, vi vedo. Ci vediamo dopo quando mangio. Oggi non vi ho vloggato all'inizio perché mi sono svegliata che non stavo tanto bene. Ho mangiato un po' di brodo con i tortellini caldo e dopo ho preso la pastiglia e sono tornata a letto. Mamma mia, che stanca che sono, ragazzi. Vi lascio qualche foto tra poco, quelle che ho della sfilata, che ne ho due o tre. E dopo farò il video, quelle che ha fatto mio papà. E forse quelle che mi arriveranno da mezzo. Adesso vedremo che foto metterò. A dopo. Schifo col fazzoletto vano. Sono appena ripresa da sabato e domenica, inferno totale. Ieri, che era lunedì, ho decisamente non vloggato perché era anche ieri un giorno un po' di ripresa. Ieri, oggi sono stata sotto il letto. Lì, come vedete, ho sistemato i trucchi della sfilata, devo lavare i pennelli, farò anche il video. Mi faccio un tè caldo, un tè, una tisana, adesso vediamo, una camomilla. Ok, aspettate che vi metto così, ok. Adesso metto dentro il microonde. Con la mano non è facile. Ho i capelli bagnati perché ho fatto la doccia, però sono a un minuto e 50 la metto. Sono vicino al camino, attaccata vicino al camino. E prendo il mio miele, questo qui. Solo che non arriva il miele, quello buono fatto in casa. La mia in forno, il mio tè. La mia scatola di tisane. Ci vediamo dopo. Allora, ecco così. Adesso ci metto questo qui. Il miele, l'italiano, i millefiori, che ne è rimasto pochissimo. Dentro qua ce ne metto un cucchiaio. Adesso vi appoggio qua. Non so se si vede qualcosa, ragazzi. Vedi nonna Pino.
appiccica tutto. Aspettate un attimo, torno subito. La comicità di Gigi e Ross e la magia delle canzoni che ci hanno fatto diventare grandi. Cerchino d'oro. Sono presa queste qua, le salviette così. Mi pulisco le mani per appiccica tutto. Un cucchiaio. Quante volte ti ho detto che non sei da qua? Io e Lorenzo ci amiamo. E non lo guarda più, resta qua con me. Mettitelo in testa. Qua? Sì. Dove tutto nasce. Dovremmo andarcene tutti, tu pari di restare. Ancora. Ancora con questa storia. Ma devi smettere, che non hai mai dimostrato niente. Sto per farlo, Lorenzo. Quando lo farò vedere di tutto, anche tu c'è da Lorenzo. Dimmi una cosa. Perché tuo padre ti vuole mandare in Germania, secondo te? Per tenerti lontano dai suoi segreti, ecco perché. Chiedigli una volta. Lorenzo, cosa sei? Stavamo parlando di lei, signor Mora. Ah, sì, immagino, ma adesso non c'è tempo, non c'è tempo. Viola. Ho fatto giochi con Milena, non si trova più là. E da vicino si va con lui. Io vado a farci un giro. Vieni con me. Sì, d'accordo. E noi cosa facciamo? Chiamo di te. Scappiamo dall'altra parte. Ok, ce l'ho messo tutto perché così a me. Sto guardando. Scusatemi. Questo qui su Rai 1. Ora mescolo il miele. Scusate, tremo, non so perché, ma sto tremando. Mescolo bene il miele. Poi scelgo l'infuso. No, questo non mi non ho voglia oggi. Qua c'è ancora del miele che resta. Allora. La viola può essere arrivata fino a qua. Lampone Ribes. Oppure melograno no. Zenzero limone. Zenzero limone. Facciamo zenzero e limone. Qui dicono che zenzero e limone fa bene. Io appoggio qua. Confuso, messo i miei burro cacao. Bene, ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, si è sbagliato un po', ma sto registrando il vlog. Ho già registrato alcuni pezzi, adesso lo edito. Guardate che occhi che ho oggi. Va bene, e ho registrato un video. Postazione aggiornata, carto passa. Devo ancora registrarlo, ma ho registrato come se siamo un po' io la confusione quando è tutto qui. Adesso edito un po' il video, poi carico e finisco di scrivermi qua i video che ho già caricato. E anche ma novembre sta finendo, abbiamo dicembre iniziano tutti i mini vlog che faccio. Cercherò di caricarli il giorno stesso che vlogo. E niente, adesso apriamo il computer, aspettate, che vi nascondo un attimo, eccomi qua.
Allora, apro il computer. Qui vedete non c'è la mia agenda perché momentaneamente non disponibile. Cioè, c'è, ma non c'è. La sto cercando. Cioè, lo so dov'è. Però al momento non è qui, perché la sto usando in un'altra parte. Adesso prendo il mio cavetto, passo tutti i video sul computer dal telefono. Mi piace il mio trucco? È molto semplice perché ho... No, non mi si sbava sempre questa parte, non so perché. Molto semplice, ho marcato molto le labbra e sono stato il mio illuminante. Come vedete ho ancora un po' il naso tappato, ma spero di passare tutto quanto. Domani penso di fare un mini vlog, cioè farvi vedere dove andrò domani, una cosa molto carina. Ho caldo perché in casa c'è il termosifone, c'è il camino acceso. Non sono andata da Tiger purtroppo perché per motivi di salute, motivi di lavoro non sono riuscita ad andare. Mi spoglio, mi spoglio. Guardate che bella maglietta questa. Aspettate. Questa qui con i cuoricini. L'ho presa tempo fa all'OVS e mi piace un casino. Ho tanti anni. Comodissima. Bene, passo tutto qua e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, il trucco esiste. Questa qua resiste perché non sto bevendo né niente. Volevo raccontarvi una storia molto affascinante. Allora, mi vedete con gli occhiali cambiati prossimamente, perché ho cambiato occhiale. Ne ho uno un po' più diverso dall'altro, vedrete. Una settimana mi arrivano. È una settimana che sto aspettando gli occhiali nuovi. Per gli occhiali nuovi, nel senso le lenti nuove, però me ne hanno rubati gli occhiali che ho prima. E insieme a un altro paio di occhiali di un'altra signora. E allora la mia ottica, diciamo, che mi ha rimborsato gli occhiali, cioè quello vecchio con quello nuovo, quindi io pago solo le lenti e basta, come era già previsto. L'occhiale arriverà questa settimana, quindi martedì, mercoledì farò un vlog. Ciao, sta la mia fastidio. Il vlog si ormai sta anche togliendo. Il vlog con gli occhiali nuovi. Poi siamo quasi fine mese anche, sì, abbiamo altre 2 settimane e poi abbiamo finito il mese. E il primo di dicembre inizierò a scartare il calendario della Look Fantastic, che io mi sono innamorata della Look Fantastic. Non è sponsorizzato da lei perché non mi dà prodotti, anzi compro io in più il calendario, più il mio amico mi ha fatto l'abbonamento fino all'agosto del prossimo anno, sì, mi sembra sì, sia agosto prossimo anno, però non rinnoverò più l'abbonamento perché ovviamente mi viene a costare l'ira io perché costa tanto. Costa non tanto, è che ogni mese devi stare lì a ricaricare la posta pay e quindi non mi va perché soldi in casa al momento non ce ne sono. Quando magari mi sponsorizzerà la Look Fantastica dopo tutto questo video che gli faccio, allora ancora, però al momento no, però ecco questa. Ho una tinta labbra che ho trovato nella Look Fantastic, si vede poco perché questa luce si vede poco. Vi lascio il link qui giù e anche a fine video penso che vi o qui su mi metto qui o qui la scheda e dello spaccamento. Lo sto già caricando, aspettate, guardate, lo sto già caricando e l'ho programmato per domenica, così domenica c'è, e dopo programmerò
Domani vedrai quegli altri video, programmerò perché sono finito tutti i video, il 18 è stato l'ultimo, no, il 13 è stato l'ultimo che ho pubblicato, quindi il 13 non è neanche tanto lontano. L'ultimo video è stato pubblicato oggi? No, oggi è il 17. L'ultimo video è stato pubblicato una settimana fa, quindi questa settimana non vi ho messo il video, mi dispiace, però adesso rimedierò da questa settimana in poi. Vi modellerò e vi farò vedere i video. Allora, appoggio lì così io sistemo anche. Non so sistemare le cose, quindi sistemo anche questa qua al suo. Lui va al suo posto. Sì, non mi vedete perché l'ho appoggiato lì, forse sarebbe il caso di girare così. Allora, qui ho il mio portacose per la faccia e lo mettiamo qua. Poi qua vai, no, qua vai i pennelli, delle labbra, devo lavare tutte le cose che dopo, ecco, farò anche adesso il video, visto che ci sono, visto che sono truccata. Faccio video di come pulisco io i pennelli. Questa va sul posto. Questa qui la mettiamo a posto di loro. Questo al suo posto da dentro. Guardate che non ci sta. Qui sistemiamo un po', perché anche questo lo sistemiamo. Il dentifricio che ho fatto giù. Questo momento, ops. In questo momento sto usando questo dentifricio qui che mi trovo benissimo, che andrà giù con il mio spazzolino, bisogna che mi ricordo di portarlo giù, questo qua, questa è perfetta qui, questa va qua, la mia crema, sì, alcune cose ce le ho giù però non servono lì, qui dentro ho sistemato anche qua, visto che ci sono le salviette, questa no, qui ce l'ho lì, lì ci va questo qua, questa va, tu hai la tua, ho tutte palette, sto guardando bene, tranne quella lì che è bianca, assurdo. Di fuoco, questo è il mano qua, questa è la palettina qua, scusate, sto sistemando alcune cose, alcune palette che ho messo sulla maniera però non mi piacciono. I correttori, allora faccia così, questa cosa tiriamo su, è perfetto così. Qui ho delle matitine piccoline che non ci stavano lì, questo lo posso lasciare qua, questa è per la mia spugnetta. Quando la rimetto al posto, vi lascio il link qui o qui del video haul di Essence che ho fatto. Palettina, puoi stare lì così, che non mi disturbi. Qui ho una schiuma da barba che non so cosa ci fa, vabbè, la metto qua. Mio burro cacao, questo qui. Allora, altri burro cacao. Dove sono finiti? Boh. Questo qui cambia colore
Quando lo mettete su, dopo ve lo faccio vedere, però mi sono fatta, mi sono lavata la faccia, ok, e qua a posto, tostino. Ok, ho sistemato. Sentito un po' di casino, ho sistemato. Ecco così questa parte qua, tranquillamente. Questo posso metterla qua tranquillamente. Ecco. Va bene, parla il fumo. E okay, mi dettaglio la mia faccia. Inizialmente. Oh, un altro fondotinta vecchio che lo mettiamo nel reparto grigio. Casomai vi farò vedere un po' l'aggiornamento che ho fatto della mia makeup collection, che è un po' sistemata qua. Questo qua casomai lo mettiamo. La mia spugnetta, quella per la spugnetta, ok, il mio piega ciglia, che lo mettiamo qua, così non dà fastidio a nessuno. Messaggio. Allora, ci vediamo tra poco. Guardate che pancia che ho oggi, perché è stato tanto bene. Allora ragazzi, mi sono struccata, come ho detto, e sto molto meglio, perché le rana che fanno malissimo, ho dato il mio burro cacao. Allora, il video sta al 72%, vedete? 72%. Quindi, ora di domani... Mi si è aperto Skype così da nulla. Ora di domani, ora di 20-26 minuti, quindi mezz'ora neanche. Come stai aperto? Chiuditi. Scusate, esce da Skype. E esce. Tra 26 minuti è pronto, quindi lo pubblico e lo modifico un attimo, perché sapete che ho le schede finali adesso. E quindi metterò anche quelle. Ho le ciglia lunghe e nere, me ne sono accorta adesso, dopo tanti anni. E lo lascio qui andando a caricare. Qui sto mandando i file che devo mandare. C'è uno che non si vuole mandare, vabbè, dopo vedremo. Ok, questo è a posto. Ok, se vado giù... In teoria non mi dovrebbe creare problemi, però proveremo. Se mi crea problemi, sistemerò in qualche modo. Allora, vado a stendere i miei pennelli, che nel video vi ho detto che li stendo. Vi faccio vedere qui magari come li stendo. Ecco ragazzi, come li stendo. Di solito sono per terra lì sotto, ma oggi c'è lo stendino, quindi usufruiamone. Cammino. Buongiorno ragazzi. Oh, mi dite, c'è sempre luce che... sono davanti al camino. Mi sono appena svegliata, sono le 8 e qualcosa. Lì ci sono tutti i pennelli, lasciamoli asciugare. Sì, ieri sera non ho più vloggato perché c'è stato un problema, quindi non ho più vloggato. Poi mi sono messo a letto con il mio pigiamino molto sexy, questo qui. È leggero, però invernale. Adesso mi sono appena svegliata, mi scaldo un po' con il mio bel camminetto. Ma devo stare messa così, perché così... spettinato. Adesso arriva una ragazza a farsi le unghie. Era freddo del passato.
Poi metto su i cosi, non viene il nome, fa le ricci sbagliati. E poi stasera esco, niente, ho la parrucchiera da fare di nuovo il colore. Mettiamo questi pennelli. Sì, sono ancora un po' bagnati, però adesso c'è il camino acceso. Alcuni sì, alcuni no. Come vedete, ad esempio, questo qui è caos, sto quadrando, sotto che prima mattina. Vedete che questo qui ha le settore tutte così? Allora io faccio così e le sistemo perché possono. Ecco, vedete. Ecco fatto. La mia spugnetta che è ancora bagnata. C'è qualcosa da ancora bagnato. Vabbè. Colazione. Allora, la mia aloe. In questi giorni per mi guardi con la mia salata. Sì, ragazzi, scusate, sono tutta spettinata. La mia aloe. Quasi finita. Non so cosa mangiare. Allora, io appoggio. Io appoggio così. Così vedete. Sì, c'è questo riflesso della luce che è immenso, ragazzi. Allora, io mi prendo. Non più picchiare quello là, ma questo. Ora basta però vedere che vi sistemo in qualche modo che la luce. Ecco, già meglio. Lo prendo, lo riempio quasi tutto, perché lo riempio quasi tutto. Così. E ce ne verso un bel po', perché con la fredore la lana mi aiuta tanto. Vi piglio. Sono battuta dal sole, così forse è meglio, sì. Mettiamo il frigo, la lascio lì, dopo vediamo cosa fa la colazione. Allora ragazzi, sto bevendo il mio tè. Bevo questo oggi, quello naturale, sempre di Herbalife. Sono tutti sporchi, aspettate che mi pulisco un pochino. Ho fatto il lano? No, faccio così. Oh, prendo l'appoggio qua. Allora, mettiamo via questo. E se no non ci vuole di mangiare roba liquida. E la fredore è più tanto possibile. Dobbiamo andare la mia baretta proteica. Una baretta proteica, la mia baretta. Perché ti devo il pasto, ma no. Non è una baretta proteica. Agli arachidi di cacao, non so se si sente qualcosa, però vabbè, la luna di queste quattro proteiche e una frittatina del latte. Ecco. Eccola qua, ho di sgaro. Leggermente KO. Ok, mescolo ancora così si scioglie. Ho già preparato tutto per le unghie, vediamo se riesco a inquadrarvi. Ecco, è preparato, pronto per essere usato. Tirare qui. Sembra molto più scuro il colore. Allora, il vivo è molto più chiaro. Ecco, qui si vede meglio. Comunque, mercoledì
mentre in dicembre vado a rifare il colore. Dì buongiorno, nonna. Buongiorno. Ho un male ai denti che mi sta tirando tutti i denti. Il bidoncino mi sono dimenticato di mettere. Allora, lei prep di passare anche questo ha un anno e ce n'è ancora parecchio perché non l'ho spando. Un pad, mettiamolo qua. Primer sempre di passione unghie e binder sempre di passione unghie. Come vedete, Oh, sono certo. passione unghie ha cambiato non il logo perché sì, anche il logo, scusatemi, anche il logo ma anche il colore. Vedete, prima era azzurro e adesso è bordeaux, vero? Non è un bordeaux neanche fucsia, con la P e U. Passione unghie, tanto per cambiare, perché sa che c'è delle malate di cancelleria come me, però non la prendo. Ha fatto la sua agenda che costa, te l'ho detto, 7 euro. Però non è quella che uso io da anelli, è quella perpetua, si dice, ogni anno. Quindi non mi va di comprarla. Ma no, perché non è fatta bene, anzi è fatta benissimo, perché hanno chiesto consiglio noi ragazze. Però se dovessi fare un ordine in questo periodo non la metterei dentro, ma per fare solo quella lì no. Anche perché spenderei 7 euro più 5 euro di spedizione. 5-6 euro di spedizione. Quindi non mi va. E poi fare un ordine gigantesco per solo prendermi l'agenda, anche no. Dai, il prossimo anno, se il lavoro è più, la compro, se no uso le mie. Forse non è da Tiger, per vedere se ci sono ancora delle agende. Forse. Adesso vediamo. Oh, sì, dirò. Questo pennello mi piace un casino, questo qui fatto a mezzaluna che avete visto nel video, questi. Va benissimo per fare le French. Ovviamente su di me faccio ancora fatica, perché da sola è ovvio, si fa fatica. Oggi vediamo come vuole farsi le unghie la ragazza. Lei, sempre E la ragazza, e vedremo. Mangia mia maletta intanto. Ah, quando io ho male i denti come qua, che presto non avrò più l'apparecchio. A dicembre, in teoria, non avrò più l'apparecchio. E questo è molto, diciamo, sì, morbido perché è morbido, però ancora duretto. Allora, lo tiro, lo spesso in tre parte e lo metto in bocca. E si dice ciuccio, si dice ciuccio in italiano. Ciuccio un po' e poi mastico nella parte che No, aspetta. Ciuccio. succhio. Ciuccio. Come? Lo metto in bocca. Ora arriva, lo faccio morde, ammorbidire. E poi mangio. Spero che presto di riuscire a fare il video su Herbalife. Allora ragazzi, come vedete sono molto nonnina di un con quei gatti, infatti i gatti ce li ho fuori, però ho fatto questo per stasera che avevo detto che uscivo, ma credo che non uscirò per un piccolo problema che è successo, quindi boh, vedremo. Tutto da casa, se riuscirò a fare un giro con i miei, boh, vedremo adesso come cosa fare. Boh.
Vabbè. Vedremo. Allora, ragazzi, sono andata da un mio amico che non ho registrato, ovviamente, per questioni di privacy. Ho i capelli fatti in modalità boccolo. Così. Il risultato che avete visto prima è venuto fuori così. Adesso sto guardando su Rai 1 il programma di Flavio Insina e Anna Falchi, giusto? Prodigi. Questo qui, vedete, vi dico già subito cos'è. Ed è il Kiss the Marmite Lipstick, questo qui della Essence, che vi lascio qui o qui il link giù. A me fa questo rosina rosso, va in base alle labbra. Adesso lo faccio provare alla nonna e vediamo che colore viene fuori alla nonna. Anzi, giro così metto flash e vedete anche voi un po' meglio. Allora, ragazzi, mi sto incontrando, vero nonna? Vedete, questo è il colore da così blu, diventa così, questo tipo rossiccio qua. Adesso lo prova mia nonna, come diventa sulle sue labbra, ma diventa così. La nonna, vediamo. Aspettiamo un po'. Perché più si scalda, più cambia colore. Vedete, la nonna diventa un po' più chiaro. Aspetta, poverina, la sto cercando. Vedete? Vediamo se riesco a zoomare un po' di più. Vedete? È più chiara la nonna. Vabbè, cambia colore in base alla labbra. Scusate, eccomi qua. E niente. Qui ho il trucco che dovevo portare via. Ma alla fine non mi sono truccata perché sono rimasta lì da lui. E avevo dentro qui la pochette di Tiger. E questo qui lo lascio in borsa perché se non avessi qualche rossetto, questo qua è tattico. Appena vado all'OVS oppure dove ho lo stand dell'Essence, prendo anche gli altri due. Cambiano colore diversamente anche gli altri. Perché è molto utile e tattico quando sei in giro, non hai un rossetto, metti questo e la tua labbra cambia colore. Allora, ragazzi, adesso mi prendo un cucchiaino piccolo e un cucchiaione grande. Poi mi faccio la tisana, un infuso, scusatemi. Questo qua è il melogran e il litchi. Li appoggio qua. Si faccio cadere. Forse me ne metto qualcosa. C'è così. Ok. Non so se fammi quello. Perché... No, anzi faccio lamponi e ribes. Quindi, ups. Ecco, vi sta coprendo. Ecco. Ok, ci metto un cucchiaio di questo miele qui fatto in casa. Questo qui miele fatto in casa. Ok. Un cucchiaio, ok, e lo metto dentro l'acqua calda, lo faccio sciogliere, sapete, ora freddo ancora, e prendo un cucchiaino così e lo mangio. Buono. Lavo le mani, la bocca. Se chiudi qui o chiudi, sciolgo. Chi? Quello lì è il precedente del Connie, quello che ha fatto il libro.
deve stare per 3 minuti in infusione. Lì c'è la mia nonna che prende la pastiglia. Quindi lasciamo un po' in infusione, tanto mescolo per sciogliere il miele. Pare quasi che diventa il succo dentro che il miele lì, eh? Da quanto dolce che è. Dolce e buono. Ok, la lascio agire. Qui intanto sono in pigiama, vedete. Questa è l'ultima parte del vlog. Casa, vi farò vedere. Prossimamente vi farò l'home tour della casa. Sto guardando che tempo che fa, ma penso che cambierà tra un poco perché se la nonna vuole, se no continuo a guardare. E niente, farò le unghie mentre sto crescendo, però farò. Allora ragazzi, sto mettendo via questo latte qui di soia perché non c'è l'altra marca che usiamo di solito noi. Perché mia nonna sta facendo il latte di soia. Ho provato il latte Zemil senza lattosio, questo qua, ed è buonissimo. Ok, sta cadendo tutto, sì. Sto bevendo il mio infuso con il miele, e non vi dico il gusto che c'è con miele, ribes e lampone. Buonissimo, questo è il colore. È buonissimo. Ma devo scappare un attimo. Allora, ragazzi, ve l'ho detto che dovevo scappare perché non sto tanto bene. Sono qui in divano, i capelli mi si stanno asciugando. Sono gialla perché le pareti sono gialle e con la luce ha fatto questo effetto. Penso che vi farò l'home tour. Quando ho gli addobbi di Natale appesi, l'albero di Natale, le lucine, un po' addobbata a casa, quindi è più carino così, penso. E che dire, vi mando un bacione. Spero che vi piaccia questo vlog, questi vlog che sto facendo più vlog che video normali perché al momento non ho idee un attimo confuse per sapere cosa, che video fare. Quindi faccio un po' di vlog così vedete un po' la mia vita. Farò il video ricostruzione unghie, ovviamente devo farle. Che dire, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!